Città di Ariano, nuova edizione del TG Web 25 ottobre 2021. Area vasta. I 40 sindaci chiamano la regione. I sindaci irpini riprendono l'argomento area vasta di Avellino e chiamano ufficialmente la regione. Sbloccare subito i fondi e i procedimenti. Una nota partirà alla volta di Palazzo Santa Lucia con la firma di tutti e 40 i primi cittadini dell'organismo. Nella missiva vengono ricordate le tappe fondamentali di un progetto rallentato sì dalla pandemia e dall'inerzia del capoluogo, ma soprattutto congelato dal governatore. Il documento operativo strategico infatti veniva approvato nel 2020 e la programmazione era stata chiusa l'anno prima con il commissario Priolo. Presentazione progetto Frantumi, la nuova data. L'amministrazione comunale di Ariano Irpino ha comunicato che mercoledì 27 ottobre alle ore 10 presso Piazza Duomo si terrà la presentazione del progetto Frantumi manutenzione artistica con lo scoprimento della prima opera. Frantumi si ripropone la maiolica arianese nei suoi colori e nelle sue iconografie. Cronaca, il volto marcio dello sport, momenti di terrore sul raccordo Avellino-Salerno. Ultras della Paganese, al ritorno dalla gara persa in Irpinia per 3-0, hanno letteralmente assaltato le automobili di passaggio lungo il raccordo autostradale. All'altezza di Montoro hanno infatti fermato il proprio pullman ed hanno bloccato le automobili di passaggio. Bimbi terrorizzati e automobilisti costretti a subire minacce verbali e percosse. Sul posto sono giunte volanti di polizia e carabinieri, ma gli assalitori sono riusciti a dileguarsi. Indagini della Digos in corso, fondamentali le testimonianze degli aggrediti per provare a risalire rapidamente all'identità dei teppisti che dovranno rispondere dei reati di aggressione e danneggiamenti aggravati. San Salvatore Telesino, giovane si spara alla testa dopo un litigio con il padre, è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mare di Napoli. Da una prima ricostruzione dei fatti, al rientro a casa i genitori lo stavano aspettando, preoccupati per l'orario. Il ragazzo avrebbe dunque avuto un diverbio con il padre che lo ha rimproverato per essere rientrato troppo tardi a casa. Il giovane, salito nella sua cameretta, ha preso la pistola legalmente posseduta dal padre e si è sparato un colpo alla testa. Sulla caduto indagano i militari dell'arma. La pista del suicidio a seguito del rimprovero sembra essere quella seguita. Ciononostante, i carabinieri stanno comunque svolgendo le indagini per cercare di ricostruire le ultime ore del ragazzo prima dello sparo, per capire dove il giovane sia stato precisamente, chi abbia visto e per accertare che alla base del gesto non ci siano motivazioni di altro tipo. Carcere di Avellino, precipita un drone carico di hashish. Un drone con un carico di mezzo chilo di hashish è precipitato, probabilmente per un'avaria o per una manovra errata, nel cortile del carcere di Avellino ed è stato sequestrato dalla polizia penitenziaria che lo ha avvistato grazie al sistema di videosorveglianza. La droga era collegata al drone con un filo lungo circa 40 metri. Confermate in questo modo tutte le ipotesi investigative sul fenomeno del traffico illecito a mezzo droni e dal 2015 viene denunciata l'introduzione illecita di sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari. Due culture, Biogem dà appuntamento al 2022. È giunta a conclusione la 13ª edizione delle due culture, kermesse annuale del Centro di Ricerche Biogem. Momento cruciale è stata la Lectio Magistralis del decano del Collegio Cardinalizio Giovanni Battista Re in materia di libertà religiosa. Il meeting ieri è stato introdotto da una relazione del professore Mario Panizza sulla libertà nell'architettura moderna, un percorso autenticamente multidisciplinare che ha chiamato in causa direttamente la settima arte. Il professore Francesco De Santis poi ha avuto il compito di storicizzare la libertà, inquadrandola all'interno di un permanente bisogno di norme per una qualsiasi società. Chiusura affidata al presidente di Biogem, Ortensio Zecchino. Ricordiamo che è sempre possibile rivedere tutti gli interventi del meeting sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Sport, PSB Irpinia, stop a Grottaglie. Le ragazze di Mister Battistone sono state fermate sul 3-3 dal Woman Futsal Club Grottaglie. Match valido per la terza giornata del girone D del campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile. Per le lupacchiotte sono andate a segno Moreira, Braccia e Pugliese. In classifica le Irpine restano a 7 punti in vetta, quindi al pari della Futsal Volves. Prossimo impegno per la PSB Irpinia domenica 31 ottobre in casa contro la Futsal Rionero. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.